Ripetiamo velocemente che un punto di non derivabilità deve essere però di continuità. Un punto che non è di continuità rimane di non continuità e non si può neanche studiare in quel punto praticamente il concetto di derivata. Perché in quel punto allora non ha senso costruire la retta tangente se la funzione non è continua in quel punto. Quindi, presi i punti di continuità, cioè fatto il dominio della funzione, verificato che ci sono dei punti di continuità, speriamo. Ecco, quelli lì potrebbero essere candidati ad essere punti di non derivabilità, cioè una funzione in cui, diciamo, che è definita magari in tanti punti, è continua in questi punti, ma c'è un problema sulla derivata in quel punto. Quelli sono i punti di non derivabilità. E sono classificati, ok, in tre modi, ok? Ricordano un po' le classificazioni dei punti di discontinuità, anche se sono cose diverse. E qual è, ragazzi, l'idea? Noi abbiamo fatto la derivata. A questo punto dobbiamo andare a vedere dove ci potrebbero essere dei problemi nella valutazione del limite sinistro e del limite destro della derivata. Ragazzi, cosa vuol dire LS? È il limite sinistro. Immaginiamo che x0 sia un punto che dà fastidio al dominio della derivata. Okay? Potrebbe essere un punto pericoloso. Allora noi, per vedere se è un punto effettivamente di non derivabilità, studiamo sia il limite sinistro. Ragazzi, cosa vuol dire LS allora? LS sta, se x con 0 è un punto di continuità, ma potrebbe, abbiamo dei dubbi sulla sua derivabilità, LS significa che devo fare il limite per x che tenda a x con 0 meno, perché è sinistro, della funzione derivata. Mentre il limite destro, ovviamente, è un x con 0 più, ok? Io lo scrivo così in modo compatto. X con 0 ovviamente deve essere un numero finito. Non ha senso dire che meno infinito e più infinito sono punti sia di discontinuità sia di non derivabilità, ok? Bene, quindi valori finiti. Ora, ci potrebbero essere, dopo il calcolo, diciamo, di questo limite destro e limite sinistro, delle differenze. Allora, nel caso in cui il limite sinistro sia finito, venga ad esempio 3, e il limite destro venga finito, ma questi due limiti vengano tra di loro ovviamente diversi, allora abbiamo quello che si chiama punto angoloso. Però il punto angoloso può mostrarsi anche, ok, in altri due casi, cioè quando un limite sinistro diventa infinito e il limite destro finito, oppure il contrario. I limiti devono esistere, ok? E ci sono queste tre possibilità. E vi volevo far vedere, poi anche graficamente, i casi. Cioè, ricordiamo, ragazzi, che la derivata è il coefficiente angolare della retta tangente. Quindi, se il limite destro e sinistro sono finiti, ma vengono diversi, vuol dire che noi siamo davanti ad una funzione che prima magari sta facendo così, e quindi, ad esempio, in questo caso il suo limite sinistro è negativo perché il coefficiente angolare è negativo. Poi c'è questo punto che sarà un punto di non derivabilità, e poi fa così. Questo punto si chiama punto angoloso. Si vede bene perché c'è un angolo, vedete, tra le due rette tangenti in quel punto. Questo però non è l'unico caso, perché se invece, ragazzi, il limite sinistro viene infinito, allora, ragazzi, cosa vuol dire un coefficiente angolare infinito? Una retta che tende alla verticalità o alla orizzontalità? Verticalità. Quindi magari abbiamo una funzione che va giù, 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 verticale,
tende alla verticalità, e poi invece il limite destro è finito. Okay? Anche in questo caso si genera, vedete, un angolo, non nullo, tra le due rette tangenti, che ovviamente qui sono una retta verticale e questo. Beh, l'altro caso è, diciamo, è simmetrico, cioè finito, infinito cosa vuol dire? Che prima stiamo magari andando in questo modo qui, quindi la retta tangente avrebbe questo coefficiente angolare qua che è finito, e poi la funzione impazzisce e lì diventa verticale, magari in questo modo. E quindi vedete che c'è un mismatch tra i due coefficienti angolari. Anche qui c'è un punto angoloso, poi uno bravo dovrebbe riuscire anche a trovare l'angolo. Okay? E vi mostro un esempio. Ragazzi, l'esempio più facile, quello finito finito, è il valore assoluto di x. Questo non vuol dire che ogni volta che c'è il valore assoluto è un punto angoloso, okay? Però significa, è un esempio grafico per farvi capire. Andiamo ad esempio su GeoGebra. Infatti qui ragazzi ho disegnato non il valore assoluto di x, ma il valore assoluto di x più 2, che non è nient'altro che una traslazione del valore assoluto di x. E come vedete adesso io faccio scivolare il punto e, allora, la retta blu è la retta tangente punto per punto. Ovviamente essendo il valore assoluto di x l'insieme di due rette, meno x e più x, la retta tangente ad una retta è la retta stessa. Quindi non c'è da sconvolgersi che quando vado a disegnare la retta blu tangente, fino a quando siamo prima di meno 2, è fatta così. Vedete, il valore della derivata vale meno 1, perché la retta è meno x. Poi a un certo punto cosa succede? Punto angoloso, boom, impazzisce, e la retta diventa, la derivata diventa 1. Quindi, quanto vale la derivata in x uguale a meno 2? Non si sa, perché un attimo prima vale meno 1, un attimo dopo vale 1, e sarebbe veramente da stupidi dire che quindi la derivata fa 0. È sbagliato. Ok? Niente, il limite destro e il limite sinistro sono diversi, meno 1, 1, quindi finito, finito, e niente, questo è il primo caso. Nei prossimi video guarderemo, così li taglio, così sono un attimo più semplici, invece il caso della cuspide, che sarà il prossimo punto di non derivabilità.